Grazie a tutti quanti per essere qui a piangere insieme la prematura fine del nostro amico Iguano Conte. Siamo oggi qui riuniti per ricordare le sue eroiche gesta. Quando c'era da raccogliere funghi allucinogeni, Iguano Conte era lì per noi. Quando c'era da fuggire a gambe levate, Iguano Conte era lì per noi. E purtroppo quando un branco di Ravager ci ha trovati impreparati, Iguanodonte era lì con noi. Ci mancherai tanto, Iguanoconte, tantissimo. Abbiamo deciso di mettere qua in cima, che punta verso la cascata, quindi con una bella vista più o meno, la tomba del nostro Iguanoconte. Guardate, con l'Osocraft ci ho fatto anche il lumino ci sta benissimo, però verremo qua a piangerti tutti i giorni, te lo giuro, ti porterò fiori ogni mattina. Va bene signori, basta piangersi addosso perché il nostro Iguano Conte avrebbe voluto diversamente. Allora, intanto vorrei farvi notare che abbiamo richiamato il nostro Carno Conte Carno, un po' in onore di Iguano Conte. E poi mi sembra che ci stia bene Conte Carno, no? Le avventure di Conte Carno, non è bellissimo? Ci faremo delle avventure meravigliose io e te, Conte Carno. Allora, intanto vorrei farvi notare che nel frattempo io e Gina ci siamo costruite la base per il nostro Paracer, per il nostro Raccoon, che per carità ci raccoglie un botto di funghi narcotici. Cioè, aspetta, no, ho sbagliato il pulsante, ok, ce la posso fare. Cioè, guardate la quantità, cioè, guardate, praticamente non mi serve neanche farmi una serra per le bacche, per le narcoberry. Però non importa, la serra ce la faremo lo stesso perché ci servono tutte le altre cosine che non possiamo trovare in giro per Ark. Poi ovviamente qua sopra ci voglio mettere una base con anche i frigoriferi. No, oddio, ci compenetriamo malissimo nell'albero, aspetta. È un casino girare con sta bestia, cioè... sì, Triceratopo, è inutile che ti incacchi, sei tu che sei nella nostra proprietà, siamo noi a dover essere incacchiati, è inutile che diventi tutto rosso, ti togli. Guarda, ti vorrei far fuori che mi incasini i dinosauri. Allora, dicevo, noi una base qua, ovviamente, sul nostro Paracer ce lo faremo. Il problema è che per il momento non posso, e non posso per un semplice motivo, non riesco a raccogliere legna. Cioè, raccolgo pochissima legna ogni volta, ci serve un animale che ci aiuti a raccogliere legna. E ta-tan, Ark viene in nostro soccorso, perché dovremmo andare a raccoglierci il miele laggiù per andare ad addomesticarci una talpa che invece penso sia laggiù, più o meno da quelle parti. Ora ce ne andremo a cercare una di un livello un po' decente che ci aiuti a distruggere tutta la foresta che c'è su Aberration e a raccogliere tutta la legna necessaria per farci la casa sul Paracer, per costruirci la serra e per farci possibilmente un dodaio, perché io vorrei fare sempre l'effetto tipo fattoria un pochino. Perché Crowley si è messo qui faccia al muro nell'angolino? Che hai combinato? Cosa hai fatto? Perché ti stai nascondendo qui? Guarda, quando fanno così hanno combinato qualcosa. Vabbè, lo scopriremo. Come minimo si è mangiato lui i pesci. Ecco, io sono tornata a vedere se c'era il nostro pesciolino per dargli il nome che mi avete, i nomi che mi avete suggerito. Volevo anche prenderne qualcun altro, però muoiono a una velocità incredibile. Cioè, tipo, ne ho addomesticati altri due e sono morti. Quello di prima è morto, l'ho trovato morto. Non capisco perché, forse è la tartaruga che se li mangia. Ah, può darsi. Forse dovrei proteggerli in qualche modo. Vabbè dai. Allora, ora che ci andiamo a prendere il ratto talpa e avremo un sacco di legna. Il ratto talpa non è un ratto talpa, il ratto arrotolatore. A me viene da chiamarlo ratto talpa. Abbiate pazienza, lo chiamerò ratto talpa. Comunque, ora che ci andremo a prendere quella bestia, in teoria dovremmo avere abbastanza legna per poterci dedicare anche a cose frivole, come a fare la protezione ai pesciolini. Guardate quanti ce n'è tra l'altro qua sotto e di quanti colori. Sì, secondo me sta tartaruga qua gira sempre in questa zona, non si muove mai da qua, secondo me se li sta pappando tutti. Allora, non so se riusciremo sinceramente, ma vorrei provare a ad addomesticare anche l'ape regina, penso sia un'ape regina, che c'è qua dentro. Però non so se c'è l'ape regina, in teoria bisognerebbe sentire un verso tipo, da quel che ho capito, avvicinandosi lassù all'alveare. Aspetta però, facciamo così. Allora, se io là attacco l'alveare con le bestie, è sicuro che mi uccidano la peregina e che quindi io poi non mi possa fare il favo per avere sempre il miele a disposizione. Quindi penso che dovremmo andare da soli soletti. Allora, io mi prendo una lancia, che questa mi sa che l'abbiamo trovata in giro da qualche parte. Sì, facciamo così. E proviamo ad andare a uccidere. Ah, tra l'altro, aspetta. No, non c'è bisogno che lo sposti. Questo specie di falcetto, ecco, il falcetto metallico, è un sacco utile per raccogliere fibra.
Cioè, praticamente utilizzando questo, se voi andate a tagliare qualsiasi tipo di cespuglio, qualsiasi tipo di fungo, lui vi raccoglie solo fibra. È super super comodo. Vabbè, forse se mai poi vi faccio vedere come si usa, vabbè, non è difficile, bisogna solo prendere e colpire le cose. Però fidatevi, raccoglie veramente solo fibra. È super utile per queste cose, così non vi ritrovate pieni di bacche che non vi servono. Ah sì, è vero, non ve l'ho fatto vedere. Noi qua ci siamo addomesticati anche questo piccolo guldo due la vendetta, un po' indemoniato e malefico. È bellissimo, è tutto rosso. L'ho preso solo per il colore perché era troppo carino, perché come vedete è di livello schifio, è livello 8, infatti lo terrò chiuso in casa. Però dai, non è troppo bellino. Ne voglio altri 100.000 io di questi canguldo, canguldo, come si chiamano. Ah sì, poi ci siamo raccolti anche, ce li ho dietro, appresso, no, non... Ah sì sì, ce li ho, ok. Ci siamo raccolti anche un sacco di semini della pianta Z, perché se per caso ci dovesse avanzare un pochino di tempo, io un giretto rapido rapido, veloce veloce, proprio toccata e fuga, nella zona blu lo farei, perché vorrei prendermi una capretta. Ciao Pietra, che siete comparsa all'improvviso, comunque alla buon'ora. Ah, aspetta, prima che mi dimentichi, se con il Paracer andate a raccogliere i funghetti rossi e beccate il funghetto questo che vi dà le allucinazioni con quello con la cupola un pochino più appuntita, diciamo, allora il Paracer vi raccoglie biotossina. Io questa cosa non l'ho capita, sinceramente, e tra l'altro mi sfuggiva al punto, cioè non riuscivo a capire quando è che stessi raccogliendo biotossina. Me ne sono accorta poi testando un pochino la bestia, e vabbè, poi se riusciamo vi faccio vedere anche questo. Ok, allora qui c'è il nostro alveare, vediamo di, non lo so, provo a colpirlo così. Riesco, l'ho preso? No, non l'ho preso, no, vedo la freccina bloccata lì. Aspetta, proviamo tipo più sulla punta, così, ok, così l'ho preso sicuro. Ora arriveranno le apine a rompere le palle, giusto? Apine? Ah no? Ah, pensavo di sì, scusa, ma da qua io riesco a colpirlo? No, non riesco a colpirlo, ok. Però ho sentito un verso, mi sa che era il verso dell'ape regina. Penso. Non mi sta attaccando niente, ma davvero? Ma scusa, lo sto colpendo, sì? Pensavo mi attaccassero tutte le api. Invece no, forse solo quando lo distruggo mi attaccano le api. Riuscirò a distruggerlo con le frecce, questo è il problema. Aspetta, guarda, così forse facciamo prima. E la pepa quanto è resistente. Ma scusa, e se io raccolgo... Aspetta, intanto raccolgo il miele. Ho raccolto il miele, sì, intanto ho raccolto il miele, ok. Vediamo di distruggerlo perché io... Aia, aia, ora mi stanno pungendo, mi sa. Ora mi stanno pungendo, mi sa, vedo sangue. Aia, aia, sì, sento dolore, vedo che mi scende la vita. Aspetta, aspetta, mi fate distruggere questo coso. Come cacchio lo butto giù? Vabbè, un po' di miele l'abbiamo raccolto. Però sinceramente ne avrei voluto raccogliere di più. E quindi vorrei prendere la peregina, che così ci facciamo il favo, giusto? Ci produce lei stessa del miele. Ce l'avremo dietro casa all'occorrenza ogni volta che ci serve. Oddio, ce l'avevamo lo stesso dietro casa in effetti. Forse avrei potuto non distruggerlo, usare direttamente questo. Sì, sono un po' gnuba forse in effetti. Dai, ci siamo quasi. Forse con la... No, no, non terremoto, terremoto non ora. Terremoto non ora. Non mi far cadere ora di sotto. Terremoto non rompere. Terremoto! Maledetto terremoto! Sei arrivato nel momento proprio sbagliatissimo a sto giro. Ah no, aspetta, mi riarrampico da qui. Che scemotta. Dove sei? Ah, l'alveare è lì, ok. Mi fai arrampicare, per favore? Senza compenetrarci male con le rocce come l'ultima volta. Grazie, Gina. Ci siamo. Dai. Manca pochissimo. Manca super, super pochissimo. Ti prego. Ok. Aia. Non l'avevo calcolata questa cosa. Ok, ape regina c'è. Dov'è? No, non c'era nessun ape. Non c'era la peregina. Forse, sì, aspetta. Facciamo beregina, che c'ho sempre sete. Devo anche andare a riempire di nuovo l'acquetta. Ma no, non c'è la peregina. Non... No? Aspetta, fammi andare a vedere che non sia salita di sopra. Ma io volevo la peregina. Può essere che fosse un alveare senza peregina. Ma io ho sentito il rumore, ho fatto un suono strano. Ho letto che se senti quel suono, in teoria l'alveare è occupato dalla peregina. Perché non tutti in effetti sono occupati dalla peregina. Riusciamo a saltare? No. Speravo facessimo una figura migliore. No, non mi sembra che ci sia nessuna ape. Ah, che tristitudine. Va bene, non importa. Allora direi che possiamo direttamente partire per andare a caccia del ratto arrotolatore. E se per caso ci capita di trovare un altro alveare per strada, e penso di sì, proveremo ad addomesticarci una petta, magari. Allora, per cercare il ratto arrotolatore, mi sa che andiamo da questa parte, che in effetti di qua più di tanto non siamo mai saliti. Vediamo un pochino cosa c'è da questa parte.
Intanto carne di montone, il che va tanto bene. No, c'è un piccolo guldo blu. C'è un guldo blu, ciao. No, ciao cucciolo. Sei di livello schifo pure tu, ma sei di un colore meraviglioso. Non lo so. No, non serve questo. Non lo so che fa. Vabbè, tu resta qui a non farti uccidere. Ti giuro che appena torno ti addomestico. Oh, ma che bellino. Inoltre, ho una FIFA incredibile perché dopo gli ultimi video qualcuno mi ha suggerito giustamente di alzare magari un pochino il livello di difficoltà per, uno, forse rendere il tutto un po' più interessante, e due, trovare effettivamente degli animali da domesticarci di un livello che sia quantomeno decente. Aspetta, vediamo se riusciamo a salire a prendere quella specie di beacon. Metallo! Metallo! C'è metallo! Qui c'è metallo! Oh oh! Ok? Ok, poi raccoglieremo il metallo. Allora, aspetta, vediamo se riusciamo... Oh, così, ok, ok. Per di qua, non so se riusciremo ad andare per di qua. No, non ci riusciamo. Aspetta, ma questa è la zona che troviamo percorrendo il fiume. Cioè, noi, aspetta, fammi capire se ho capito dove siamo. Tanto guarda là, costruzioni metalliche, pezzi di costruzioni metalliche, che figo. Sì, mi sa che è questa la zona. Allora abbiamo anche un altro alveare per di qua. Eccolo là, sì, ora mi ricordo dove siamo, che è perfetto. Ah, ok, praticamente per tornare qua, quindi da là in fondo, si può passare o di sopra o seguendo il corso del fiume. Ok, va bene, sappiamo di avere due strade. Ora, vediamo di fare una cosina. Aspetta. No, cos'è? Tu sei un raptor? Sì, tu sei un raptor. Perché sei un raptor? Maledetto raptor. Che livello mi sei almeno? Aspetta. È un raptor tech, bellino, livello 20, però no, a livello che non mi interessa. Vorrei prendere le apine io in realtà. Facciamoci fuori il raptor, va? Tanto mi disarcionerà come al solito. Però almeno ci recuperiamo un po' di metallo. Ah, sono due raptor, però siete un po' fetecchi, eh? No, non mi disarcionate. Tu che livello sei? Non ti ho visto a te che livello sei, dannazione. Livello 36, ok. Senti che fa il verso? Senti che fa il verso. Allora, prima di tutto io ti raccolgo il miele, ok, ciao. E ora le api saranno molto arrabbiate, molto arrabbiate. Aspetta, vai Ravager, ammazza tutte le api cattive che ci vogliono fare male, guarda che ci pungono. Aiuto! Ma che livello sono ste api? Quanto ci mettono a morire? Vabbè, ma ne escono in quantità industriali, ma non vale. Ma no, ma mi hanno distrutto l'armatura, ma porca miseria. No, e ci stiamo per morire, no, che tristezza. No, la tristezza, uccisi dalle api, davvero? No, vabbè, non ci voglio credere. Fuffi, dove sei? Vieni qua che cambiamo strategia. Quella appena usata decisamente non va bene, ora cambiamo strategia. Ok, allora senza armatura sarà più complicato riuscire a prendere altro miele e soprattutto riuscire a prenderci la peregina. Ma aspetta, perché c'è un'altra complicazione, io la vedo dei devastatori. 45, aspetta, ce n'è un altro, ne ho visti altri, non ce n'è solo uno. Ah, ok, eccolo là, il resto del branco. Forse però si stanno allontanando. Aspetta, io intanto voglio provare a distruggere questo. Facciamo tipo così, così. E poi scappiamo, e poi scappiamo, e poi scappiamo, scappiamo, scappiamo. Che sennò ci disarcionano. Si arrabbiano tantissimo queste api. Però forse se facciamo così avanti e indietro dovremmo riuscire a distruggerlo. Le api ci seguono ancora? Forse sì. Sì, decisamente ci seguono. Ok, aspetta, fuggiamo. Facciamogli perdere un pochino le nostre tracce, poi ci ributtiamo di sotto e proviamo a distruggere di nuovo l'alveare. Le api dovremmo averle seminate, spero. I Ravager forse se ne stanno sempre laggiù. Ok, perfetto. Ok, fuggi, ho visto la peregina. Aspetta. No. Via. Mi è sembrato di vedere un'ape molto grande. Ok, aspetta. L'ho vista l'ape, c'era? Non l'ho uccisa, vero? No, non mi è sembrato di vedere scritto hai ucciso un'ape. Eccola, l'ho vista comparire per un secondo. Ark, mi fai ricomparire l'ape? Io l'ho vista comparire per un attimo, era qui? Ma perché non riesco a prendere una peregina? Vorrei solo una peregina, non mi sembra di chiedere tanto, no? Vabbè, allora mi sa niente a peregina. Vediamo di andarci a cercare direttamente con il miele che abbiamo un arrotolatore. Guarda, qua ce n'è due. Uno è bellissimo, quello verde lo voglio. Che livello sei? Aspetta, ho visto un 42, no, aspetta, un 42, ok. Quello verde maschio 42, ok. L'altro, aspetta, 63 maschio, ah. Ma io li voglio tutti e due.
Oh, però mi piace tanto questo verde. Però l'altro è di livello più alto. Ok, vabbè, dai, prima che ci scada il miele. Ascolta, proviamoci. Aspetta, ok. Vediamo, tipo, se io faccio così. E faccio così. L'ha preso? No. No, non vedo la barra dell'addomesticamento. No, non gliel'ho tirato allora. Che cosa ho fatto? Me lo sono magnata. Proviamo prima con il livello 63. Poi se ci avanza del miele prenderemo anche quello verde, perché è troppo bellissimo. Stai per andare sottoterra? Stai per andare sottoterra? Dai, dai, che ti devo provare a lanciare il miele che sta scadendo, ti prego. Ok, ok, sta andando sottoterra, sta andando sottoterra. Proviamo a metterci proprio vicino, vicino, ok? Ok, l'hai preso? L'ha preso? Non lo so, non so se l'ha preso, non capisco. Sì, 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 barra di addomesticamento, ok, perfetto. Perfetto, ce l'ho fatta, perfetto, ok. Bisogna lanciarglielo proprio sopra a dove scende sottoterra. Ok, non l'avevo capito io. Ero forse troppo lontana. Pensavo si potesse tipo lanciare e mirare una cosa del genere. Invece no. Ok, ok, sta riandando sotto. Ok, vediamo di... Così? Fatto? Te lo sei mangiato? Sì, 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 se l'hai mangiato 60%. Ok, dai, bene, bene. Forse non scade, forse riusciamo. E forse ne abbiamo anche per addomesticare l'altro. Sarebbe magnifico. Ok, dovrebbe essere l'ultima volta, dovrebbe essere l'ultima volta. Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Abbiamo il super ratto rotolatore che è salito a livello 94. Ma ciao, piccola creaturina. Ma ciao. Vieni, seguimi che devo addomesticarmi anche l'altro tuo amichetto verde. Assolutamente no. Abbiate pazienza, li voglio tutti e due. Allora, dammi il miele. Allora, in teoria ci dovrebbero bastare anche per l'altro. Dove è andato? L'ho visto qua poco fa. Eccolo, eccolo. Ciao, ciao, Fugero. No, dai, è troppo bellissimo. Avrei preferito fosse una femminuccia, ma non importa. Non importa. Ok, gli abbiamo già dato un paio di barattoli di miele. Ne dovrebbe bastare uno. E forse, forse ce l'abbiamo. Dai. E abbiamo anche il secondo ratto rotolatore, quello tutto verde, bellissimo. Ok, perfetto. Sono molto contenta, molto soddisfatta. È stato forse fin troppo facile. Speriamo che non succeda. Dov'è il mio Fuffi? Fuffi? Dov'è Fuffi? Fuffi? No, no, mi sono persa un po' di bestie, mi sa. Allora, lì c'è il ratto rotolatore. Ok, e Fuffi dov'è? Ah, eccolo qua sotto, eccolo qua sotto. Ma guarda te, dove cavolo ti sei andata a infilare? Non ci vedo una mazza. Ah, non ci vedo una mazza. Ciao ragazzi, ciao, venite, ok. Perfetto. Allora, facciamo che ci facciamo seguire, perché ovviamente non ci siamo portati la sella per scaramanzia. Quindi, almeno mi sembra che non l'abbiamo portata a far vedere. Poi magari ce l'abbiamo. No, no, decisamente non abbiamo la sella. Ci siete voi rattoni, perfetto. Occhi d'occhi, siamo tornati a casetta. Guardate che bellini che sono. Io me li voglio testare subito. Se non ricordo male, noi l'avevamo già fatta la sella per il ratto rotolatore. No? No, perché siamo andati a raccogliere un botto di metallo. Ah no, mi sa che il metallo è ancora tutto qua. Allora non l'ho fatta? Ah no, non l'ho fatta, che mi manca? La pelle. Pelle, carno. Conte, carno, lei mi sa che ha pelle, vero? Sì. Poi ti alzo anche il livello, Lilo. Speriamo che sia sufficiente. Non ho visto quanta ne mancasse. Sì, perfetto. Forse è proprio appena. Più o meno. Ok, dai, che bello. Andiamo a raccogliere legna, tantissimissima legna. Ok, allora ovviamente andiamo con quello di livello più alto. Ci facciamo prima un giretto con lui. Allora, gli posso alzare un livello, però aspetta, perché prima lo voglio testare. Vabbè, ma è gigantesco, è tipo un autobus. Ok, allora io vorrei testare la parte arrotola. Così, no, aspetta, devo tenere premuto. Ok. Wow, no, vabbè, guarda quanta roba. No, ma è bellissimo, mi piace un sacco. No, grande. Rotola tantissimo. No, vabbè, guarda come fila. Non riesco a controllarlo. È incontrollabile, va troppo veloce. Aia, scusi, mi sa che abbia fatto male a gente. Ho beccato bestie. Sì, qualcuno si è arrabbiato laggiù. Scusate, non l'ho fatto apposta. È un po' difficile da controllare. Allora, aspetta, voglio andare a raccogliere tanta legna. Quindi laggiù io vedo legna. Tanta legna, ok, proviamo a distruggere. Non mi sembra che stia distruggendo niente, però sto distruggendo rocce ma non alberi. Ok, ora sto distruggendo alberi. Aspetta, scusi. Le ho dato un colpo? No. No, sembra tranquilla, ok, va bene. Ma non era corto niente. Ah, ma quindi quando rotoliamo spacca e basta, ma non raccoglie. Ma io speravo di sì, però.
Mi sento un po' tanta presa in giro però in questo momento. Stavamo sbagliando tutto, allora aspetta. Fermo. Ok, siamo sui funghi rossi, non succede niente, no. Così. 152 di legna, ok. Ok, va bene. Aspetta, sì, sì. È un po' un casino da far girare sta bestia. Va benissimo. 160, oh, finalmente raccogliamo legna in maniera decente. Ma tipo anche i funghetti, aspetta, eh. Cioè, non i funghetti, i funghettini, i fungoni intendevo per la legna. Sì, raccoglie tutto. Guarda quanta legna che sta raccogliendo, finalmente. Finalmente. Mamma mia, però che casino farlo girare. Aspetta. Aspetta. Stiamo incastrando malissimo. Ok. Mamma mia, che casino che da guidare. Ok, dobbiamo un attimo prendere la patente per il ratto arrotolatore. Ah, però in acqua si ferma. Ah, in acqua non riesce a rotolare. Ok, buona sapersi. In caso di fuga cerchiamo di non passare lato acqua. Aspetta, no, non prendermi il triceratopo. Ok. Mamma mia. No, vabbè, ma è fantastico. Ci ha raccolto un botto di legna. Un botto, sono troppo contenta. Era la cosa che ci mancava di più in questo momento, perché alla fine con il Ravager per il metallo andiamo nella zona blu. Bene o male, toccata e fuga, riusciamo a raccogliere un pochino di metallo. Con il nostro Dadokuro riusciamo a raccogliere un sacco di pietre. E adesso ci stava mancando tanto la legna. Perfetto, abbiamo decisamente risolto il problema. Ma come siamo tanto contenti. Sì, decisamente questi due rattoni ci saranno molto utili per poter costruire serra, il dodaio e anche un po' di costruzioni tipo di riparo per le varie creature. Non mi dispiacerebbe fare tipo una zona per ogni bestia, sì, sarebbe molto carino. Comunque noi ci siamo riparati l'armatura, ci siamo rifocillati e ora siamo pronti a partire, perché io a sto punto sia la peregina che la capretta, quella luminescente, io le voglio tutte e due assolutissimamente. Quindi attenta ai funghi rossi, ok. Quindi noi adesso andiamo verso la zona blu, spero di non dover aggiungere altre lapidi, per favore Ark abbi pietà. E niente, partiamo e incrociamo le dita, ragazzi, aiuto! We'll be right back.